abbracciano ancora per voi i Suburban Grill. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina. Noi siamo i Suburban Grill, Massimo e Michela. E tra poco andrà in onda Grigliate Urbane, la rubrica dove si sperimenta l'eccellenza. Proviamo ad unire piatti tradizionali con tecniche innovative alla brace, utilizzando il nostro barbecue urbano insieme agli utensili presenti in tutte le nostre cucine. Grigliate Urbane va in onda sui nostri canali social, YouTube e Instagram, cliccando su Durban Grill. E infine voglio ricordarvi il nostro sito internet www.grigliateurbane.com. Siete curiosi di vedere cosa sperimenteremo oggi? Beh, mettetevi comodi e buona visione! Oggi prepariamo la pasta alla gricia. Prendiamo una forma di pecorino romano, non molto grande e non molto stagionato. Con un coltello lo intagliamo e scaviamo una cavità. Quello che otteniamo dallo scavo lo tritiamo per avere una grana grossolana. Prendiamo un pezzo di guanciale abbastanza grasso e lo affettiamo a punta di coltello. Poi tagliamo nell'altro verso le fette ottenute e otteniamo un trito abbastanza fino. Dopo aver fatto riscaldare la loggia in ghisa su fiamma di legna, la estraiamo dal barbecue e ci versiamo il guanciale tritato. Lo facciamo saltare fino a renderlo dorato e croccante. Ogni tanto lo rigiriamo in modo che venga cotto omogeneo. Quando è pronto lo rimuoviamo dalla loggia per conservare la sua croccantezza. Nel frattempo abbiamo cotto in acqua la pasta di Gragnano trafilata al bronzo, fino a metà del tempo previsto sulla sua confezione. La versiamo nella loggia e la facciamo insaporire con il sugo residuo del guanciale. Aggiungiamo il trito grossolano di pecorino . Facciamo saltare ed amalgamare il tutto . Aggiungiamo un po' di acqua di cottura della pasta . L'amido presente al suo interno ci consentirà di legare meglio gli ingredienti. Rigiriamo il tutto e infine aggiungiamo il trito croccante di guanciale. Un'ultima saltata e possiamo togliere la loggia dal barbecue. A questo punto versiamo un dito di grappa morbida nella forma di pecorino. Lo accendiamo e il calore della fiamma ne scioglierà il fondo e le pareti. Questa scioglievolezza si andrà a fondere con la pasta che vi andremo a versare, creando una sensazione al palato di continuità di sapori.
Perfezioniamo con una spolverata di pepe misto. E buon appetito da Sud Urban Grill.